assolutamente. Rock dentro. Allora ragazzi, ora cosa ci fate sentire? In acustico. Allora, però, giusto, visto che stiamo parlando di questo album, facciamo un pezzo che non è compreso nell'album. Ah, perfetto. Vogliamo smentirci subito. Fa parte, aspetta che sposto la sedia, fa parte del vostro EP? Di un fa EP parte del vecchio. Nostro primo EP, e si può trovare anche in rete sul nostro ormai antico sito. E questo brano si chiama Forme e okay, fa parte appunto del primissimo... il primissimo lavoro che abbiamo fatto. Perfetto, e fa, grosso modo, accostiamo. Se voi siete tutti pronti, ok, dobbiamo incastrarci con tranquilli, il Tetris. Tranquilli, non allontaneremo. Sei sicuro? Va bene. Va bene. Pronti? Indietro, prendo tempo e osservo il mio riflesso in acque scure e non vorrei. Decidi tu il momento, mi giri intorno e mi confondo perso in una nube agli occhi tuoi e trovo ancora il tempo passare attraverso strade senza vento dentro me. Mi spinge al pentimento, aspiri a sostituirti a me, ritratti e contraddici quel che sai. Sì, ma trovo ancora il tempo per ripassare attraverso strade senza vento dentro me. Non sono proprio certo che rimandare a un'altra volta sia un rimedio adesso, come se avessi scelto già. Quante forme di te potrei assumere come acqua. Trovo giusto che tu sappia che non sei esattamente un angelo per me, ma come l'aria sei piuttosto difficile da afferrare. Com'è preparato? Non avevo visto che c'era così tanta gente. Ma quanta gente oggi in radio? Tutti fuori sono. Anthony, tu sei il genio del male, posso dirlo, fantastico. Però io vi farei un applauso vero, perché sono stati veramente, veramente bravi. Grazie, amici, grazie mille. Veramente bravi. Io...
Poi vi... che da fastidio povero! Quando suoni e... Poi vi scambiate i numeri, un attimo, adesso che siamo in onda. Martina, tu non puoi cercare di insomma, concupire, diciamo così, Ma il concupito non lo sentivo anche questo come cappellone, cioè dagli anni 70 proprio. Perché, insomma, non volevo dire, non puoi cercare di rifarti, ma volevo cercare un termine più elegante, visto che hai pescato più dall'inglese, alto. Diciamo. Ecco. Esatto. No, nel repertorio di De André, venendo da Genova, certo, ci perfetto, sta. È vero. Però, quanti anni ha questo pezzo, più o meno? Questo brano è appunto più o meno risalente alle prime cose che abbiamo fatto, quindi sì, siamo più o meno sugli 8-10 anni fa all'incirca, forse più 8, ci invecchiamo un po' troppo, direi sugli 8 anni è un superlativo assoluto, 8, sì, direi più sugli 8, comunque è uno dei primi pezzi che abbiamo fatto e su cui abbiamo lavorato insieme, le prime cose che abbiamo sviluppato insieme, sì, in studio ancora col vecchio batterista e che ormai è, come dire, è un classico delle nostre esibizioni dal vivo insieme a ma io... un paio di altre, sì, sono i nostri goldies and oldies, esatto. Ma io voglio sentirvi qua a Milano, quando è che venite a... cioè, a parte questa esibizione fantastica. Una bella domanda. Una bella domanda. A questo proposito, lo chiederemo a Luciano Zambito, il nostro percussionista, bassista, batterista dovremo suonare la casa, e tastierista virtuale. Casa 139 questa sera, no? Quella che hanno chiuso, certo, sì, sì, esatto. Okay, quindi... Stasera? Okay. No. Stiamo scherzando perché tanto... perché sennò sarei venuto sicuramente. Anche noi ci verremmo molto volentieri. Sì, ma mi hanno detto che l'hanno chiuso quel locale. L'hanno chiuso, purtroppo è un locale molto molto bello, l'hanno chiuso. Potremmo andare a suonarci. Allora ci suoneremo prestissimo. Ci suoneremo già stasera. Possiamo suonare il campanello così magari aprono. Però no, e cominciamo da quello. E cominciamo poi da quello. Tutto viene farei un gruppo su Facebook, suoniamo il campanello. No, penso che il gruppo apriamo la casa 139. Ci sia già. Ci sia già perché io sono un fautore di quelle... Ah, vedi? Ah, sì. Io vado spesso in quel locale, tra l'altro ci incontro un sacco di personaggi. Io ho incontrato il batterista degli After Hours, spesso tazzatissimo. Guarda, bello, no, però. No, però domani siamo ad Alcatraz, quindi ci possiamo vedere domani senza problemi. Ma fare, non a suonare? Sì, a suonare. Ah, si deve suonare, davvero? No, ti sta. Posso usare anch'io un po' d'inglese, ti sta coglionando. Allora, seri, prossime date. Allora, attualmente questo è un capitolo sospeso, perché stiamo lavorando sui nuovi brani dell'album. Perfetto. E quindi ci stiamo concentrando molto sul lavoro in studio e non stiamo muovendoci molto sul live. Penso quello che per noi l'estate... chiamiamo il nostro ultimo album, cioè quello che dopo non ne facciamo più. Quindi, come dire, in questo momento non ci stiamo muovendo molto sul live perché stiamo concentrandoci per finire questo lavoro che richiede abbastanza tempo, sarà diventando un lavoro molto, come dire, di fino. Ok, va bene. Allora, Anthony, anticipare il titolo del prossimo? No, non parliamo. Ah, magari parliamo dopo quando torniamo dal pezzo. Anthony, cosa hai scelto per noi? Sì, visto che loro hanno citato Bon Jovi, fantastico. Se fossi, no? Stavo scherzando però io.